personaggi del mondo dello sport e istituzioni unite contro il cyberbullismo. L'iniziativa Accendiamo il rispetto, promosso da Top Volley Latina e ABV, ha fatto tappa alla Mezza Terme presso la sede dell'associazione Lucky Friends, sita in uno stabile confiscato alla criminalità organizzata. Obiettivo della manifestazione è quello di diffondere nelle nuove generazioni la cultura del rispetto dell'altro, delle regole, della diversità, non solo attraverso le parole degli esperti, ma con l'aiuto di testimonial sportivi capaci di arrivare al cuore dei più piccoli, come nel caso di Daniele Sottile e Simone Parodi, atleti della Top Volley Latina, o di Davide Marra e Luca Presta, in forza invece alla Tonno Calipo Calabria di Vibo Valentia. Al loro fianco anche ospiti illustri come il procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri, il pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Roma Luigia Spinelli, il procuratore capo del Tribunale dei Minori di Catanzaro Alessandra Ruberto, il presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della Lamezia Terme Antonello Bevilacqua. E allora, l'iniziativa Accendiamo il rispetto, uno degli organizzatori, Francesco Tatangelo, direttore amministrativo dell'APV. Allora, di che si tratta? Come nasce questa iniziativa? Questa iniziativa nasce 4 anni fa in collaborazione con gli amici della Top Volley e nasce nell'ottica della responsabilità d'impresa. Noi abbiamo come azienda la missione di avere un impatto significativo sulla vita delle persone e questo è ovviamente fondamentalmente tramite sviluppare terapie innovative per curare le persone, ma per noi curare le persone vuol dire anche prendersi cura delle persone, quindi in senso più aperto abbiamo deciso di fare delle iniziative sul territorio soprattutto, ma che poi sono andate oltre, per diciamo in qualche modo supportare la comunità in cui viviamo. Quindi questa iniziativa Accendiamo il rispetto copre il rispetto a 360 gradi, vuol dire rispetto dell'ambiente, rispetto dell'altro e in questo momento soprattutto c'è il tema molto caldo del bullismo e del cyberbullismo. Quindi tutti questi temi insieme vengono trattati con il supporto delle istituzioni rivolgendosi ai ragazzi, perché ovviamente sono i giovani le persone, il target a cui noi guardiamo per costruire un futuro migliore. Questo fatto da solo dai nostri esperti ha un impatto già importante, ma fatto in collaborazione con i ragazzi della Top Volley, con i campioni che danno il loro contributo, che loro riescono a parlare al cuore dei ragazzi, ovviamente ha un effetto molto più grande rispetto a fatto soltanto dai nostri coinvolgimento. Diciamo. Assolutamente, da parte dei ragazzi si vede che insomma la presenza dei campioni della Top Volley fa la differenza nel farli aprire, fargli fare domande, sentirsi a loro agio, insomma, quindi è una collaborazione tra lo sport e l'azienda sul territorio che ha avuto un bel riscontro e quindi sulla base di questo poi da quest'anno siamo arrivati a livello nazionale, cioè con 3 tappe, una al sud, una al centro e una al nord, per portare questo messaggio che ovviamente amplifica il messaggio di chi queste cose le fa come le istituzioni che lo fanno come core del loro lavoro, insomma, per noi noi siamo un po' degli amplificatori di quello che loro fanno nel loro lavoro. Significativo secondo me, dal mio punto di vista, è il fatto che l'impresa, l'azienda non è solo per fare diciamo affari, business, ma quella di occuparsi anche di tematiche sociali come queste. Sicuramente, no, per noi è fondamentale, poi questa è una delle iniziative, io adesso ne abbiamo anche altre, ovviamente noi dedichiamo in tutto il mondo, siamo una multinazionale, in tutto il mondo dedichiamo una giornata a fare delle iniziative di volontariato, quindi tutto il nostro personale fa iniziative di volontariato sul territorio, quindi ci sono varie tematiche che cerchiamo di coprire. Poi questa in particolare si è sviluppata ed ha avuto una continuità che secondo noi è fondamentale in questo tipo di iniziative, cioè è fondamentale non fare un incontro una volta ma farlo negli anni toccando più scuole possibili e più ragazzi possibili. Significativo alla Lamezia farlo in un bene confiscato alla criminalità con l'associazione Lucky Friends Lamezia che si occupa di questi atleti speciali, diciamo. Poi con l'associazione Lucky Friends c'è un rapporto particolare perché loro sono molto legati agli amici della Top Volley, quindi ci siamo conosciuti ed è particolarmente piacevole, però sì, anche il fatto di essere qui in questo momento in un bene confiscato è ancora di più il discorso del rispetto, no? Quindi della legalità, del rispetto delle regole, quindi tutto insieme anche le istituzioni che saranno presenti danno un messaggio forte, quindi diciamo è veramente un'iniziativa che si sposa molto bene con quella che è la molla iniziale che ha fatto partire il progetto. Grazie. Grazie a voi. Daniele Sottile, intanto complimenti per la bella vittoria importante che avete ottenuto a Vibo.
Sì, ieri è stata una bella vittoria, importante per noi, per la nostra classifica. Era uno scontro importante, siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti e quindi siamo felici. Allora, Daniele Soltini è stato capitano della nazionale italiana di volley. Cosa significa per un campione come te partecipare a queste manifestazioni? Sì, no, sicuramente quello di oggi è un evento molto importante per noi, perché andiamo a parlare con dei giovani, con le scuole, e per noi è anche bello, fa parte anche del nostro lavoro riuscire a trasmettere il rispetto delle regole a questi ragazzi. Sei stato ragazzo pure tu, quindi potrai capire che lo sport è un veicolo importantissimo da un punto di vista sociale, insomma, no? Sicuramente, io sono anche genitore di 2 bambini e spingo proprio per far sport, soprattutto per divertirsi, ma soprattutto anche perché ti dà delle regole nella vita che poi puoi trasmettere. Qualche domanda sulla nostra nazionale, sulla nazionale attuale di pallavolo che sta crescendo, insomma. Eh sì, sta crescendo, sta ripartendo dai giovani, adesso ha un anno importante perché ha un anno dove ci saranno le qualificazioni alle Olimpiadi, complicato, però speriamo si possano qualificare per queste Olimpiadi. Questo campionato è stato un po' difficile per voi, però con la vittoria di ieri siete ormai quasi salvi, insomma, avete raggiunto l'obiettivo. Ma era sicuramente il nostro campionato era di sofferenza, perché non avevamo, in un campionato di altissimo livello era difficile per tutti. Secondo me stiamo facendo grandi cose, perché rispetto alla nostra squadra stiamo facendo ottime cose, abbiamo probabilmente raggiunto la salvezza con tranquillità, che era il nostro primo obiettivo, quindi siamo contenti, speriamo di fare ancora meglio nel finale di stagione. Un messaggio per i giovani che vogliono fare sport e che vogliono fare pallavolo. Beh, io, Lamezia è una città dove la pallavolo c'è, e quindi soprattutto alle società spero che tanti giovani riescano ad avvicinarsi a questo sport, perché è uno sport sicuramente bello, di gruppo, e quindi fate pallavolo. Grazie Daniele, bocca al lupo. Crepi. Rosario Cortese, dunque, della Lucky Friends Lamezia. Beh, una giornata molto molto importante, molto significativa oggi per voi. Sì, importantissima, perché la quarta tappa di questo evento, accendiamo il rispetto, ha fatto tappa in Calabria, ha fatto tappa alla Lamezia, siamo onorati di avere oggi le massime autorità, soprattutto anche poi la Top Volley Latina, nonché la BV, che sono gli organizzatori di questo evento. Sensibilizziamo il bullismo, facciamo capire che internet si può utilizzare in modo legale e non illegale, e che comunque il reato di bullismo è un reato penale, quindi bisogna essere molto attenti. Ma dicevamo, poi è significativo il fatto che legalità in un bene confiscato alla criminalità, assegnato a voi, alla, appunto, alla Lucky Friends, insomma, ci sono tutti i motivi, insomma, per una manifestazione ad ampio raggio che copre tanti tanti significati sociali. Sicuramente è un doppio appuntamento con la legalità, diciamo questo. Oggi Lamezia ogni tanto si veste di rosa, si veste di positivo, sarà una giornata comunque dedicata alla legalità, dedicata anche allo sport importante, alla Superlega. Fra quelli che faranno intervento questa mattina, penso che già gli altri colleghi l'avranno detto, ci saranno i campioni della Superlega, ci sarà Parodi, ci sarà Sottile, medagliati insomma nei vari mondiali. E questo ci fa onore. E ci saranno le scuole dove noi abbiamo voluto mandare questo messaggio, il messaggio proprio di sensibilizzare famiglia, scuola e soprattutto anche la società a quello che è comunque un problema che si sta evolvendo a dismisura. Vogliamo dire che cos'è, cosa fa la Lucky Friends a Lamezia? Vogliamo dire anche a beneficio dei nostri telespettatori? Certo, la Lucky Friends a Lamezia ormai è una realtà presente da 6 anni. Da settembre 2018 abbiamo questa nuova casa e abbiamo un po' aperto ad ampio raggio le nostre caratteristiche. Infatti, da che eravamo soltanto una società che si occupava di sport sociale, quindi uno sport ludico che permetteva comunque di far dimostrare ai ragazzi le loro capacità, oggi siamo diventati anche un'associazione che si occupa di vari laboratori, quindi cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi nella pratica della cucina, della fotografia, del teatro, del cinema, dell'informatica. Questo ci permette di creare un progetto, e come ogni progetto bisogna che abbia un fine. Noi puntiamo adesso giugno, luglio di quest'anno, di portare a termine questi progetti e far vedere alla città cosa siamo riusciti a fare. Dal punto di vista sportivo, il primo appuntamento c'è già ed è importantissimo. Abu Dhabi 2019, 3 ragazzi della l'associazione Lucky Friends sono stati praticamente convocati alla nazionale Special Olympics, saremo lì, saremo presenti, saremo felici di portare a casa soddisfazioni, ma soprattutto sorrisi. Candido Grande, direttore sportivo della Top Volley Latina Superlega, intanto complimenti per la vittoria che avete fatto a Vibo, insomma. Sicuramente una vittoria che ci dà, non dico la matematica salvezza, ma ci siamo quasi. Allora, nella tua città questa iniziativa è importantissima, un grande significato, Candido.
Ma sì, sono 4 anni che portiamo avanti questo progetto insieme alla casa farmaceutica ABV. Siamo contenti perché stiamo avendo veramente dei risultati importanti. Quest'anno abbiamo avuto anche il patrocinio oltre al Comune di Latina, ma soprattutto il Ministero degli Interni che ci ha onorato di questo diciamo, segnale importante. Anche l'Osservatorio Nazionale ha chiesto informazioni perché ha visto un'iniziativa importante. Quest'anno, quarto anno, l'abbiamo dedicato anche a 3 regioni diciamo, d'Italia. Abbiamo voluto fare centro nord e sud, abbiamo fatto Perugia, facciamo la Lamezia e poi dovremmo fare Padova a fine campionato. Questa di oggi è un po' particolare anche perché ci sono tante di gente importante in magistratura, soprattutto Gratteri. Ringrazio tantissimo la dottoressa Spinelli che ci ha dato una grossa mano per questa riuscita e sono contento, insomma, tutti i personaggi che ci sono veramente importanti. Quindi è un segnale che vogliamo lasciare ai ragazzi e speriamo che serva a qualcosa. Poi, tra l'altro, in questo bene confiscato con la Lucky Fans, a cui voi siete molto legati. Sì, siamo legati, stiamo camminando veramente a braccetto e sono contento perché stanno facendo dei passi importanti. E io non so come descrivere questi genitori, chiamiamoli così, perché è vero, sono genitori che fanno questo di passione, perché bisogna dargli veramente una grossa mano, perché quello che fanno è veramente da incorniciare, perché per questi ragazzi è qualcosa di speciale. Grazie Canto, buon lavoro. Grazie a voi.